Situata a nord-est di Massa Fiscaglia, sul lato destro del Po di Volano, la Torre di Tieni, unico esempio di torre difensiva con funzioni anche doganali, venne eretta dagli Estensi in difesa degli attacchi dei veneziani. La cima era merlata, il piano terra era lastricato di marmo e la porta d'ingresso, valicabile attraverso un ponte levatoio, era sormontata da uno stemma gentilizio di bronzo dorato della casa d'Este. Anticamente esisteva una torre gemella posizionata sull'altra sponda del fiume. Testimonianze di anziani del luogo raccontano che nelle giornate di maggior limpidezza dell'acqua se ne potessero vedere i ruderi. Le due torri, unite da una catena, erano un formidabile baluardo di difesa da attacchi di terra e di mare, costituendo anche fonte di ricavo da gabelle e dazi alle imbarcazioni che viaggiavano per commercio sul fiume. Durante il dominio degli Estensi, i corsi d'acqua della zona erano percorsi assiduamente dalle navi della Repubblica di Venezia, che oltre a commerciare, razziavano nei paesi e nelle campagne che li costeggiavano. Per questo motivo, nella zona si succedettero numerose battaglie come nel 1405 e nel 1483, quando i veneziani ritentarono con 4.000 tra fanti e cavalieri di impadronirsi della Torre di Tieni, ma furono respinti, come testimoniano i rinvenimenti di diverse armi recuperate durante alcuni scavi.